Da via Toledo fino al lungomare, un'unica onda musicale di 3 chilometri ha animato le strade della città. Orchestre, bande e cori sono composti dagli studenti delle scuole campane che hanno dato vita al concerto più lungo mai realizzato. L'evento, che si intitola 3 chilometri di musica e tante note ancora, si inserisce nella settimana di iniziative promosse dal MIUR per valorizzare la pratica musicale nelle scuole. Con la musica riesci, anche con lo strumento, riesci ad esprimerti sentendo comunque le proprie emozioni, i propri sentimenti, di riuscire a imparare a scuola, quindi anche da piccoli, riesci così a creare un percorso. La scuola senza la musica non sarebbe viva, perché appunto all'interno della scuola serve un poco di allegria, di felicità, e la musica questo lo porta, perché appunto crea quell'unione che evidentemente delle volte non c'è. Con il sostegno dell'assessorato all'istruzione del comune e dell'ufficio scolastico regionale, la lunga scia sonora ha coinvolto circa 1500 ragazzi delle scuole medie ad indirizzo musicale, oltre alla fanfara dei carabinieri e dei vigili del fuoco. I musicisti si sono esibiti in via Toledo, piazza Plebiscito e fino al Castel dell'Ovo. La direzione artistica dell'evento è stata curata dal maestro Carlo Morelli, che dirige il coro giovanile del San Carlo. Lo scopo di questa manifestazione innanzitutto è mostrare a tutti i cittadini la bravura, la competenza, la professionalità, l'alto livello culturale di quello che viene imparato, appreso dagli studenti all'interno delle scuole. Però è anche un modo per dare ai giovani finalmente l'appropriazione del territorio, è un'appropriazione artistica, un'appropriazione ludica. È molto bello che siano tutte le orchestre, tra grandi e piccoli, in questo momento stanno offrendo il meglio di sé a tutti i cittadini che di solito non ne possono godere.